Ma perché non funziona? Dovrebbe succedere qualcosa. La nonna diceva che sarebbe comparso un drago per esaudire il mio desiderio. Ascoltami, tu che stai nella sfera, devi aiutare la nonna, non senti come ti prego? Allora? Ma perché? Perché? Insomma, ma perché il mio desiderio non si avvera? Basta! Ho fatto tutta questa strada per niente, per niente! Le sfere del drago funzionano quando sono tutte e sette insieme. Pan non te l'ha detto? Ciao! Allora vediamo, sono il tuo bis? Urca, quanto tempo è passato! Beh, puoi chiamarmi semplicemente Nonno Goku. Nonno Goku? Il mio trisavolo? Già. Ti ho visto combattere, lo sai? Sei fortissimo e io sono molto orgoglioso di te. No, non è vero. Non sono forte come pensi tu. Che cosa dici, sciocchino? Certo che sei forte, devi credermi. Per te? Sono stato coraggioso? Ma sì, certo, anzi, sei stato molto coraggioso. Anche perché, essendo mio nipote di... primo, secondo, terzo, quarto... Beh, insomma, essendo mio nipote, hai del mio sangue nelle vene. Però non sono riuscito a salvare il mio amico Pac. Ehi, Goku, ciao! Pac, sei tu! Avevi qualche dubbio sul fatto che mi riprendessi? La tua nonna è una roccia, non dimenticarlo! È andato tutto per il meglio! La sfera del drago ha funzionato! Ha esaudito il mio desiderio! Oh? Nonno Goku! No, ti sbagli! Non è stata la sfera del drago ad aiutarli! È stato soltanto il tuo coraggio! Mi raccomando, continua così! Il viaggio del piccolo Goku Junior alla ricerca della sfera del drago si è concluso nel migliore dei modi. Grazie. D'ora in poi darò sempre il massimo. Continua a vegliare su di me, nonno Goku. Ora sarà Goku Junior a custodire la sfera del drago. La conserverà per sempre in memoria del suo straordinario antenato. Proprio come accadde con Goku, che da piccolo la custodì in questa capanna in memoria di suo nonno. Il mio nipotino promette bene.